nella biblioteca comunale sul ciclo della paura. Questo è un argomento abbastanza, diciamo, interessante, che dal punto di vista della connotazione dell'argomento non aveva un valore molto grande dal punto di vista religioso, almeno ufficialmente. Queste erano quattro conferenze. Una era il libro della paura o la Bibbia come libro della paura e del terrore. Un altro era una conferenza sull'argomento esperimenti sulla paura. La terza conferenza di Claudio Simeoni e parlava appunto di essere stregoni sotto il dominio cristiano. La quarta era contro sul vampirismo. Questa, sì. Allora, giovedì sera un signore che ha chiamato pochi minuti fa e che voi avete mandato in diretta, che se fosse stato per me, e lo rispetto per me, non l'avrei fatto parlare, che è stato tranquillo, a cui avete stato ospitalità e fatto parlare, mi ha telefonato in privato e ha detto: fa quante conferenze pensi di fare a San Drigo? E gli ho detto 4. Ho detto: se vuoi ne facciamo anche di più. Questo è Luigi di Treviso, perché avrei conosciuto la voce, conosciuto di persona anche a Spresiano. Ecco, vabbè, tanto per dire, oggi il sindaco di San Drigo ha comunicato al collaboratore dell'istituto che si occupa della cosa a San Drigo, ha detto fa che le conferenze vengano sospese, in quanto ufficialmente l'argomento è delicato, che si riserva di concedere la sala dopo una riunione della consulta della biblioteca, in cui lui ha diritto a partecipare in quanto assessore alla cultura, e che solo dopo di questo, che c'era una delibera della consulta della biblioteca, dopo che noi avremmo presentato tutte le tracce scritte delle conferenze, si verrà deciso o no di darci di nuovo la sala a San Drigo. Ma sta dentro, ti sento parlare che in Italia non esiste libertà di pensiero, di parola, eccetera. Cosa no, devo dire cosa no, de mai? Sì, bene, ma così devo dire da mai. Pensi qualcuno che non lo sa, per caso? No, ecco, questo qua è successo appunto. Ma sta attento, ma ti bloccando il tuo pensiero impedisce il pensiero di viaggiare? No, assolutamente. O vieni mettere le bombe anche in radio? Oppure pensi di... non so, ma... Sì, questi sistemi? Sì, no, ma... Ora dobbiamo andare avanti, cioè, perché adesso fammi i volantini e bruciare i preti, veramente? Sì. È come se chi fa a fermarmi? Sì, vedi, il discorso è questo qua. Intimidiscono il presidente della radio, intimandogli di dargli le cassette, ma se no chissà cosa fanno. Chissà cosa farà, cosa sì. Cioè, no, vedi, questo qua denota analogicamente un ruolo di facciata, perché ad esempio l'ascoltatore che prima chiama... una grande paura del fondo, una incapacità... Giustamente, io che ero il relatore della prima conferenza, che era appunto parlava della Bibbia, non mi sono fatto tutto il tempo, sono tutta la Bibbia, prendendomi tutti i versetti della Bibbia che parlano di paura, e il mio scopo è quello di commentarli tutti i versetti della Bibbia nel limite del possibile, perché sono tanti. Con le tue idee. Sì, esatto, con le mie idee. Dando un'interpretazione anche di tipo psicologico, di tipo psicanalitico, di tipo sociologico alla cosa, cioè dal punto di vista tecnologico. D'altronde usavo moltissimi autori. Così, ma vi risulta che idee si possa fermare? No, le idee non si possono. Niente ferma neanche qui i roghi. No. Ma pensi che è fermo come impedendo che sai a San Drigo? Allora, vedi, un ascoltatore che chiama dice fa perché in Unione Sovietica ci fu una legge contro i sacerdoti, si presenta come vittima di fronte a te pubblicamente e poi sotto sotto lavora per impedire gli altri idee, non puoi far male, perché anche lui capirà queste idee qua, non è un problema. Beh, io dubito che possano capire queste idee, perché chi è schiavo rimarrà schiavo, chi ha deciso... È schiavo perché ha imparato a dare un uomo. No, c'è anche chi è masochista e vuole fare il masochista. Mi crea la legge causa effetto, non sentino. C'è chi ha volontà di dire la mia affermazione passa tramite la mia distruzione ed è un masochista, ai gusti sono gusti. Noi non abbiamo paura di niente, perché le idee non hanno paura di niente. Comunque, tanto per sapere che le conferenze sulla paura hanno avuto paura della paura. Comunque, venerdì 17, poi un fatto giusto, venerdì 17 marzo, fermo la riunione qua in radio per fare il processo per vedere come ganarà sta storia. Te va bene? Venerdì 17. C'era un comunicato su internet sul sito della Federazione Pagana, una postilla sotto le conferenze con su scritto: le conferenze si terranno comunque salvo interferenze della mafia cattolica finalizzata a destabilizzare le istituzioni attraverso l'impedimento della libertà di pensiero. E adesso chiaramente sul sito della Federazione Pagana sarà scritto in grande che l'intervento di Wojtyla e della sua congrega di assassini ci sta impedendo di manifestare il pensiero al fine di destabilizzare il sistema sociale e di costruire una situazione di guerra civile o comunque di gravità sociale. Ma pertanto
No, perché no? Logicamente. La radio sarebbe. Chi deve mettere bombe radio ormai? Certo, ma infatti noi apprezziamo tutto quello che sviluppa il pensiero. Sappiamo che non fermano il pensiero. Perché, sì, ma non viene fermato il pensiero. Però. Il giornale, no? Dai. Sì, ma se non viene mai fermato. Siamo a posto? Sì. Allora, venerdì 17, guarda che fermo sta roba qua per tutti quanti, eh? Venerdì 17 marzo, sente. No, ma serata. Visto che ormai marzo non che sarà? Che sarà tra il faccetto e il non faccetto? Non so cosa voglio dire, ma so. Va bene. Ciao a tutti. Ciao. Naturalmente io sarò fra il non faccetto. Provo a parlare al microfono. Sì, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganese. Perfetto, siamo a posto. Blocchiamo qui un attimino la sigla, tanto ormai penso che la sappiate a memoria. Io sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora adesso lascio la parola a Francesco che vi parlerà del discorso delle conferenze che sono state bloccate e cosa decidiamo di fare. E dopodiché facciamo un piccolo gioco, poi cominceremo la trasmissione vera e propria. Allora, io parto ricordando, diciamo, l'origine. Un freddo marzo di paura. Ciclo di conferenze sulla paura presso la Biblioteca Comunale di Sandrigo. Mercoledì 8 marzo 2000, ore 20:30, il libro della paura. La Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Mercoledì 15 marzo, ore 20:30, la paura. Come veniamo condizionati fino dalla nascita dalla paura. Mercoledì 22 marzo, stregoneria oggi, essere stregoni sotto il dominio cristiano. Mercoledì 29 marzo, vampirismo oggi, un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Questa conferenza a Sandrigo non la sentirete. Cosa è successo? Che questa mattina il sindaco ha parlato con un collaboratore esterno dell'istituto che si occupa delle conferenze e ha detto che le conferenze sono sospese in quanto il tema è delicato, potrebbe sollevare problemi e che se le conferenze verranno fatte lo dovrà decidere la biblioteca dopo un consiglio della consulta in cui lui ha il diritto di partecipare come assessore, in cui noi dovremo presentare le tracce delle conferenze e verrà deciso se le conferenze si potranno fare o no dopo una delibera. Tenendo conto che queste conferenze erano sulla paura, non rappresentavano, diciamo, nulla di particolare, di fronte a chi organizza dell'informazione, della cultura, chi espone anche se stesso, si è deciso di non far parlare. E questa è la dimostrazione classica che la paura domina, perché logicamente se uno fosse sicuro di se stesso e avesse la certezza di quello che è, non avrebbe paura di fronte alle idee degli altri, perché la nostra non era una proposta violenta o una proposta di chissà che. Noi pubblicamente, e l'abbiamo detto fino all'inizio, l'ingresso è libero, di conseguenza non viene filtrato nessuno, non viene invitato nessuno di partecipare, di parlare, c'era la possibilità di intervenire. Si parlava della paura, veniva fatto, ad esempio per quanto mi riguarda, che la conferenza dell'8 marzo sul libro della paura, io mi ero preso la briga di prendermi tutta la Bibbia, di prendermi tutti i versetti della Bibbia che parlavano di paura e cercare di commentarli in diretta, fornendo delle interpretazioni, delle chiavi di lettura, dei significati, dargli un'interpretazione di queste cose. Bene, questo non si può dire perché la Bibbia non si può toccare. Non si può neanche dire che la gente viene educata nella paura e vive nella paura, e neanche spiegare che deve tentare con le sue forze di uscire. È più semplice dire alla gente: no, arrangiatevi, sottomettetevi a un Dio, abbiate fede in lui, tanto sarà lui che vi sistema, voi siete incapaci in tutto. È più semplice dire alla gente: continuate a rimanere sotto il dominio cristiano, continuate a annientare la vostra vita. Se poi i cristiani che sono dei vampiri possono agire, è meglio non spaventare la gente col discorso dei vampiri, perché diventa terrificante sapere che qualcuno con intenzione, con volontà, utilizza i sistemi per indirizzare la tua vita, per poterti risucchiare l'energia psichica, culturale, per impedirti di fare qualcosa. E per questa decisione, perché il tema è delicato, le conferenze non si possono fare, sono sospese finché qualcuno deciderà che noi possiamo parlare. Ma non possiamo parlare di cose particolarmente gravi, perché di fronte alla paura cosa possiamo dire? Esatto. Bene, perciò le conferenze di Sandrigo, finché noi tenteremo di avere la sala, però logicamente penso che i nostri ascoltatori non abbiano problemi nell'immaginare che ben difficilmente si verrà riconcessa la sala a Sandrigo, insomma. E insomma, ricordiamo che comunque
Naturalmente fra poco ci dovrebbero essere elezioni da qualche parte. No, sono già state purtroppo. Sì, a San Drigo va bene, ma ci sono i regionali eccetera, poi vedremo quanti voti faremo perdere, visto che a questo punto sembra che il gioco sia questo, non guadagnare e perdere, quanti voti si perdono. Vai, no, perciò questo qua era il comunicato agli ascoltatori, d'altronde non c'era da aspettarsi niente di diverso. Allora, diciamo che è stata cosa? Sì, quello che, d'accordo. Allora, noi presenteremo comunque le tracce all'amministrazione di San Drigo, perché le tracce delle conferenze non abbiamo certo problemi a presentarle. Naturalmente io la mia traccia la firmerò come meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo sopra e sotto, cioè sia come prefazione sia come finirla. Tra l'altro, però, una cosa che, scusa che mi è scurata via, il sindaco ha detto che si è preso la briga di andare a consultare i siti internet e ha fatto espressamente il tuo nome, dicendo c'è un certo Claudio Simeone che dice che Gesù è pazzo e di conseguenza è una cosetta anche un po'. Bene, vuol dire che non ha argomenti per dire che non è vero, cioè basta dire che non è vero, cioè io dico che è pazzo, tu dici che non è vero, mi dimostri che non è vero, io ti dimostro che è pazzo, naturalmente ci saranno due idee non d'accordo e ci si confronta, però quando invece uno è pazzo e lo si nasconde, si fa finta che ciò non sia per ricattare le persone, allora la cosa è un po' pesantina, direi, no? È molto pesante. Le persone non sono mica bestie da vendere a comprare. Dopo Franco dice che sono troppo serio. Va bene. Allora, cosa c'è, diciamo? Decidiamo allora questa cosa. Noi abbiamo già parlato con Franco e ripeto, le tracce di conferenze noi le consegneremo all'amministrazione di San Drigo, almeno io l'ho pronta, per cui non ho problemi di consegnarle. Consegneremo, accetteremo qualunque giudizio vogliono farci, d'altronde noi non ci facciamo illusioni dell'intervento della mafia cattolica, cioè noi sappiamo che esiste la mafia cattolica e che agisce con mezzi e strumenti e fini per ottenere delle cose illegali. Noi sappiamo benissimo che tenta di destabilizzare le istituzioni, questo lo sappiamo perfettamente, non c'è bisogno di prove o chissà quali, cioè non dobbiamo aspettare di essere davanti a Stalingrado per fermare Hitler con 40 milioni di morti, signori miei. Cioè, bisogna cercare di sistemare prima la situazione civile, bisogna che ci sia il rispetto delle leggi e il rispetto di quello che è la vita normale. Allora dico, noi consegneremo queste tracce, faremo quello che c'è da fare, però non ci illudiamo, cioè prendiamo le cose per quello che sono e le conferenze le spostiamo in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Pertanto faremo comunque le conferenze nei limiti del possibile, come potremo farli, in sala dibattiti di Radio Gamma 5 i mercoledì che vi abbiamo detto e che abbiamo fissato. Per cui spostiamo le conferenze da San Drigo qua e ci riserviamo di farle a San Drigo, qualora la Giunta decidesse, chissà perché e per come, di concederci la sala e farle a San Drigo. Non c'è nessun problema. Abbiamo già parlato con Franco, sembra che non ci siano nessun problema, sì, nessun ostacolo. La sala non si è occupata. Adesso naturalmente dobbiamo parlare anche con gli altri relatori, comunque qua siamo già due relatori e Francesco la teniamo qui. E naturalmente invitiamo tutte le persone a venire in sala Radio Gamma 5 ogni mercoledì, mercoledì 8 marzo è la prima conferenza alle ore 8:30 e Francesco terrà la prima conferenza sul libro della paura. Per cui noi comunque lo faremo, sì. In internet sarà messo il comunicato e verrà lanciato anche il comunicato su tutti i siti religiosi. Sì, che poi la paura sia il dominante di tutti, questo è significativo perché bisogna pensare che in origine questo ciclo di conferenza sulla paura era riservato in un altro posto e probabilmente qualcuno ha avuto paura anche lì. Noi ci eravamo spostati in un altro posto in cui eravamo presenti con dei collaboratori esterni a San Drigo e anche lì c'è stata la paura. Cioè, la paura cos'è? È l'incapacità di affrontare qualcosa di nuovo, di diverso da se stessi. Esatto. Cioè, nel senso che chi ha paura si pone sempre nella condizione di rifiutare chi ha di fronte e di impedire che la diversità si manifesti. Questa è la cosa fondamentale, è una cosa proprio che contraddistingue tutti i monoteismi, cioè è il dio dei monoteismi soprattutto, perché la paura viene dal dio dei monoteisti. Esatto. Perché se voi, come ho fatto io la ricerca sulla Bibbia, il Dio dice sempre voi avrete paura però vi salverete perché avete fede in me e vi lascerete fregare da me, insomma. Per cui sarà un marzo di fuoco con quello che ha deciso Franco il venerdì sera, con cui la nostra conferenza il mercoledì,
col martedì di Franco, se la giorno prima vediamo se riesco a venire, ma penso che farò sposta e andrò, insomma. Per cui niente, vi do appuntamento allora qui a Radio Gamma 5 il giorno 8 marzo alle ore 20:30 con la prima conferenza sulla paura che terrà Francesco e la presentazione sarà fatta da Silvano, perché conoscerete anche Silvano e farà la presentazione del ciclo. Ecco, io volevo anche ricordare due cose, visto che il conferenza, perché c'erano in qualsiasi caso, cioè, se non sono fatte a San Diego l'hanno fatta qua, che in aprile c'è la cena del Musso. Ma c'è il venerdì santo. Venerdì santo, come lo cristiani lo chiamano santo, non so sì. Perché, insomma. Perciò, chi vuole partecipare, beh, si può far vivo con qualche socio dell'istituto chiedendo a noi, c'è la cena del Musso, perciò logicamente il menù è a base di Musso il venerdì santo e di conseguenza chi vuole partecipare si faccia vivo. E poi appunto voglio ricordare che questo sabato e domenica prossima ci saranno un paio di riunioni qua nel Vento con gli amici di Sacre Radici, in cui verrà deciso l'organizzazione della festa di Beltane. Allora, la festa di Beltane verrà fatta nel Vento sicuramente tra il 30 aprile e il 1 maggio, la notte di Valpurga, come qualcuno vuole chiamare, e l'antica festa di Flora, la dea dei fiori. Perciò dal 30 aprile al 1 maggio c'è la festa di Beltane, ci sarà l'albero della libertà, che quest'anno ogni anno prenderà sempre più significato proprio della volontà di combattere per la libertà, e verrà tenuto nel Veneziano, poi il posto sarà da decidere. E appunto sabato questo, domenica questo, ci saranno un paio di riunioni qua nel Vento con gli amici Sacre Radici per vedere il posto, per decidere le modalità. Chi vuole partecipare, chi si vuole prenotare, chi vuole anche avere solo delle indicazioni, delle utilizzazioni su quella festa di Beltane, basta che o può vedere sui siti internet, o può chiedere a noi, può telefonare, può scrivere, insomma, o può venire alle conferenze, dopo le conferenze si può anche chiedere, insomma. Certo. Al limite per le prime conferenze vedremo di organizzare anche un dépliant che spiega cos'è Beltane e come avviene, perché penso che domenica, sabato e domenica ci metteremo d'accordo dal punto di vista tecnico, cioè non è un dato problema, è un problema logistico, ci metteremo d'accordo dal punto di vista logistico per fare la festa nel Veneto di Beltane. Perciò chi vuole partecipare, i requisiti sono pochi, cioè nel senso, quello fondamentale è una festa di tipo religioso, perciò chi ci viene non viene per far baccano baldori, cioè si può fare prima, dopo, ma non durante. Chi non reputa che sia importante non può partecipare, cioè non partecipa, può assistere, non creando però disturbo a chi partecipa al rito. Chi vuole partecipare deve decidere alcune cose molto semplici. Prima di cosa, se ha dei vestiti strani, proprio dei vestiti strani. Il requisito fondamentale per l'albero di maggio è portarsi un nastro colorato, il colore a scelta, la lunghezza di solito sono sui 5 metri, e poi verranno spiegate le organizzazioni tecniche della cosa. Perciò appunto, per chi vuole prepararsi per questa festa pagana nel Veneto, si faccia pure vivo, che gli daremo le giuste coordinate. Vabbè, una cosa un po' più leggera prima di passare al mobbing un po' più serio. Allora, io ho il problema di cambiare la sigla. Cioè, la sigla ormai è del Per Gint, quella che uso, che è il Per Gint che si rifiuta di mettere la coda e scappa via. Abbiamo deciso di cambiare la sigla. Allora, io ho avuto la fortuna, e spero che tutti lo abbiano fatto, di andare a comprarsi il Carmina Burana. Bene, che tutta la settimana la Repubblica ha messo in vendita, è in edicola tutta la settimana, ed è una cosa eccezionale. Ma è eccezionale sia per il CD, ma anche per il testo. Sia l'opera, sia i testi. Sì, ma quelle sono una parte dei testi, perché poi esistono altri tre CD ROM con sì. Testi. Sì. Comunque, insomma, io ho preso, e sinceramente penso che poche musiche mi abbiano emozionato così tanto. Già le conoscevo, tutti le conoscono, dopo ve ne farò sentire una e la conoscerete. Allora, per questa volta voglio mettere alle votazioni, diciamo così, visto la maniera dei sondaggi demoscopici. Sondaggi demoscopici. Due musiche, di cui una è conosciutissima, però non conoscete il testo. Allora io vi leggo il testo e dopo vi faccio sentire la musica, in modo che sia chiaro cosa sì, parla. La musica testo. Viene sempre usata in maniera impropria, esatto. Ma d'altronde sì, viene usata in maniera impropria da altri. Sì, perché il significato, se uno si va a leggere il testo, io mi sono fatto a leggere in latino, significa ben altro il testo. Allora, due testi. Il primo testo che vi leggo, e sarà la seconda musica che vi faccio ascoltare, è Alla Fortuna. Se voi andate nei siti di Federazione, quello che si chiama Federazione Pagana, c'è Fortuna, c'è un capitolo che parla di che cos'è Fortuna. Naturalmente qui Fortuna è trattata in modo diverso, cioè nel senso che questa è la Fortuna come i cristiani pensavano che i pagani pensassero a Fortuna.
però già il fatto di avere quest'idea della fortuna, fortuna stava nascendo, cioè fortuna stava nascendo negli uomini. Questi testi sono testi pagani fatti però nel Medioevo, cioè sotto i cristiani, per cui era l'idea del benessere, l'idea del piacere, l'idea della gioia che i cristiani negavano. Allora vi leggo la fortuna, attenzione, la fortuna, o fortuna come la luna, instabile, sempre tu cresci e decresci, il gioco di questa detestabile vita, ora ottunde, ora asseconda l'intelligenza, dissolve come ghiaccio la potenza, la miseria, sorte immane e vacua, o ruota volubile, stabilità infida, vana prosperità, sempre inconsistente, anche su me fai presa, poiché velata sei e nell'ombra, ora per giuoco della tua cattiveria io vado ad orso nudo. Sorte di salvezza e di forza, or sei a me contraria. Ogni affetto e definizione è in tuo potere. In quest'ora che fugge, toccate il cuore abbattuto, piangete tutti con me su ciò che per l'avversa sorte prostra il più forte. Piango le ferite della fortuna, con gli occhi pieni di lacrime, poiché ribelle mi ha sottratto i suoi doni. È vero quello che si legge, con fronte capelluta, ma spesso poi avviene che l'occasione la fa calva. Mi ero assiso superbo sul trono della fortuna, coronato dai variopinti fiori della buona sorte, e infatti per un po' fui felice e beato, or son precipitato dall'alto privo di gioia. Gira la ruota della fortuna, io discendo sminuito, un altro sale nell'alto, troppo esaltato al sommo siede il re, attento alla rovina, perché sotto l'asse leggiamo di Ecuba regina. E questo è la fortuna. Il secondo pezzo invece è il pezzo a Venere, ed è più breve da leggere perché è un coro. Ave bellissima, gemma preziosa, ave vergine splendente, vergine gloriosa, ave luce del mondo, ave rosa del mondo, Blanzi Flor ed Elena, Venere generosa. Questi sono due pezzi che io vi faccio risentire. Prima il secondo pezzo, vediamo un attimo se ci riesco, perché... Vediamo per le tracce, sì. Ah! Sono le tracce, basta per tracce. Sì, infatti io voglio ricordare che c'è Nando Carmine Burana che dice: fa non ti curare delle guardie del pontefice, apri le porte a Prometeo cangiante di colori, cioè nel senso proprio il contrasto fra chi reprime la vita e chi lotta contro la vita per annientarla e chi invece è la vita stessa. Difatti le guardie del pontefice sono sempre di un unico colore, di un unico amore, hanno un unico fine. Invece Prometeo, che porta agli uomini il fuoco, è cangiante e ricco di colori proprio perché rappresenta la vita, cioè nel senso che tutte quante le immagini che noi abbiamo fatte anche in epoche recenti hanno sempre questo contrasto tra il monoteismo e la monotonia del monoteismo e la pluralità e la diversità e la manifestazione molteplice dei colori del paganesimo o di chi non appartiene al paganesimo. Per questo è sempre importante ricordarsi che esiste una differenza sostanziale tra chi ha come riferimento culturale un unico Dio e chi ne ha molteplici. Sembra che qui ho dei problemini di programmazione. Un attimo solo, che sì. Questo è una cosa. Comunque, che... una cosa appunto che anche queste opere sono significative sono quelle della ripetizione dei mutamenti e della variabilità delle cose, cioè la mancanza di staticità, cioè nel senso che la vita è molteplice. Allora, questo è il brano a Venere. Vado, Francesco? Vai. Attenzione. L'immagine che dovete trarre dalla musica non è la fortuna come la intendono i cristiani, ma è un uomo, una persona, un essere umano che si prepara ad affrontare lo sconosciuto dovunque si trovi, e il suo è un canto di sfida davanti al mondo, e chiaramente il mondo tenta di sfidarlo. Questa è l'immagine, e la musica rende bene questa immagine. Beh, siccome sai che la mia abitudine non è mai quella di tirarmi in forma, ma di tirarmi dentro, e anche se qualcuno dice che io non dovrei partecipare alle votazioni, io propongo come sigla la trasmissione Fortuna, anche perché come pagano poetista io mi sento fortunato, cioè nel senso che nella mia vita ho sempre la fortuna avuta al mio fianco, e non l'ho avuta
perché la fortuna è cieca, ma perché la fortuna va per sensibilità. Cioè, se tu hai un animo, ti predisponi, impegni, ti dai da fare, ti organizzi, strutturi la tua esistenza non in maniera puramente, diciamo, materiale o tecnica o consumistica, ma la finalizzi per realizzare te stesso, la fortuna solo per simpatia ti viene a fianco e ti fiancheggia e ti aiuta. Di conseguenza, come pagano e come politeista, l'inno alla fortuna è l'inno più indicato, anche perché c'è un discorso da fare che va al di là del tema stesso, cioè nel senso che l'inno alla fortuna di Karl Orff è stato abusato per il film dell'orrore, in quale non c'era nulla dell'orrore. Però sarebbe anche giusto cominciare una piccola lotta nel cercare di riappropriarsi nei termini più corretti dal punto di vista religioso ed esistenziale, certo, del tema della fortuna, perché purtroppo chi vede film dell'orrore, a parte che basterebbe guardare un raduno in piazza San Pietro, perché di fronte a quell'orrore penso che anche il maggior artista che produce film dell'orrore non sarebbe in grado di produrre un simile orrore. E penso che di fronte all'orrore di un presepe non ci sia bisogno, certo, di film dell'orrore. Sarebbe anche giusto riappropriarsi di questa musica e utilizzarla per finalità, per le sue vere finalità, per il suo vero contenuto. Io voto per la voto preso e segnato. Allora, ricominciamo invece la trasmissione di oggi. E innanzitutto già ero incazzato, arrabbiato per altri fatti, adesso ci sono aggiunto anche questo, e anche questo farà parte. Naturalmente io adesso su internet assegnerò l'intervento di Wojtyla attraverso la mafia cattolica, ci ha bloccato l'espressione. Cioè, è chiaro che io non vado ad accusare l'imbecille del Cris o dell'Aris o chi ha fatto questo, non mi interessa, cioè io non faccio il poliziotto. Cioè, come ho già detto ad altre persone, io non mi incazzo con Chiatti perché ha violentato due bambini, quella è una questione di polizia, la magistratura che deve interessare, e non mi incazzo neanche col prete che ha violentato Chiatti ponendo le basi perché Chiatti violentasse ed ammazzasse due bambini. Qui io mi incazzo con l'ideologia di possesso, con il concetto che io faccio quello che voglio perché sono padrone delle persone. Dico una cosa che è successa proprio prima che ci togliessero la strada per le conferenze, e in quel carnevale che si chiama il Giubileo, e ieri quella maschera bianca che non è Pulcinella, che purtroppo non fa neanche ridere, ha riaffermato la fondamentalità del messaggio e dell'esempio di Abramo, nel senso della massima sottomissione a Dio. Allora, se tutti sono sottomessi a Dio, chi rappresenta Dio può sottomettere tutti gli altri e li può impedire. Ma quello che lui ha avuto, quello che ha detto chiaramente nel riaffermare una simile figura così squallida come quella di Abramo, è che il Dio dei monoteisti dice ad Abramo: prendi tuo figlio Isacco e vallo ad uccidere nel mio nome. E di fronte all'intelligenza di Isacco dice: ma non abbiamo l'agnello da sgozzare, non ti preoccupare, sarà il Dio a procurarsi l'agnello per il sacrificio. Cioè, nel senso, e l'Abramo ciecamente obbedisce a questo comando, nel senso che non si sviluppa nessuna capacità di pensiero, non si sviluppa nessuna possibilità di intervenire, non è capace neanche di discriminare dal suo punto di vista di emotivo, perché logicamente dal punto di vista emotivo qualcosa, non dico dell'intelligenza, perché chi è monoteista non ha una grande intelligenza, si spera che gli sia rimasto non almeno una sensibilità, la sensibilità degli animali è decisamente superiore a quella di un monoteista. Però se avesse avuto una traccia di umanità, io non ho dubbio che dubito che un monoteista abbia una traccia di umanità, avrebbe detto: fa, questo è un dio pazzo. E invece no, tranquillamente obbedisce questo comando. E va bene, dite, questa è un'interpretazione simbolica, non è vera, perché questa è l'interpretazione che ne viene data, che viene fornita e che non può essere alterata. Ma di fronte a questa manifestazione di parole abbiamo quella maschera bianca che dice, fa, è un esempio per tutti quanti i cristiani e tutti i monoteisti, perché logicamente anche se fosse un ebreo musulmano non avrebbe problemi nel riconoscere in Abramo, visto il fulgido esempio, un loro riferimento, e di conseguenza motivo in più è di comprendere la pericolosità di un simile fare, perché al momento il carnefice bianco può dire: prendete ad esempio dal punto di vista morale, nel momento in cui lui avesse la forza potrebbe dire, fa, come Abramo voleva sacrificare Isacco per nome di Dio, voi potete bruciare la gente in nome di Dio. Sì, il problema è che togliersi le sali a noi è stato come mettere sul rogo Giordano Bruno, né più né meno. Cioè, quello che ci hanno tolto non è tanto la sale in se stesso, ma il fatto di avere il diritto di esprimere il pensiero. Cioè, e lo stesso motivo è stato preso Giordano Bruno e bruciato. Chiaramente i tempi sono diversi grazie a Giordano Bruno e a milioni di altre persone, però l'istinto e il sistema di fare questo, il sistema di
impedire alle persone di esprimere il proprio pensiero è una, fa parte del pensiero cattolico, fa parte del pensiero cristiano, e ogni cattolico è responsabile di attentato al dettato costituzionale attraverso questo. Si chiama terrorismo, ma non lo dico io, lo dice Michele Dalla Costa. Non so se lo ricordate, Michele Dalla Costa, credo che sia un procuratore di Venezia, se ancora lo è. Lui asseriva che danneggiare un commerciante che aveva avuto la concessione del commercio dallo Stato, che aveva una funzione sociale, significava attaccare lo Stato. Per cui danneggiare noi, la nostra espressione del pensiero, significa attaccare lo Stato, significa fare lavoro eversivo nei confronti dello Stato. E Dalla Costa, Michele Dalla Costa, procuratore a Venezia, eccetera, lo ha fatto questa affermazione davanti a un magistrato che si chiama Rita Ugolini, non so se ve lo ricordate, e davanti a un altro magistrato che si chiama Candiani, non so se ve lo ricordate. Per cui l'ha fatto in ben due occasioni questa affermazione. Tanto per essere chiaro, no? Cioè, non è solo mia, e che questo sia effettivamente un'attività mafiosa, ne abbiamo un altro esempio. Io volevo parlarne per primo, visto che invece è arrivato Sartro Fatto, ne parliamo per secondo. Purtroppo è successo questa mattina che il sindaco ci ha tolto la sala, esatto. San Diego, perciò io ho cercato di chiamare anche in radio la trasmissione, purtroppo qualcuno bloccava. Allora, cos'è che dovevo parlare? Niente. Giovedì scorso, se voi avete notato, se qualcuno ha avuto orecchio a notare, nella seconda trasmissione, quando stava parlando Silvano, stava facendo la sua relazione, c'è stato del movimento qui in regia. C'è stato del movimento perché mi è arrivato Claudio, il presidente qui della radio, tutto trafelato, impaurito, perché aveva ricevuto una telefonata da tale Bolgan. Mirella, Mariella, Bolgan, la quale gli intimava in via amichevole di consegnargli una cassetta delle mie trasmissioni. Cioè, questo personaggio che fa parte di un'organizzazione che ha nel suo statuto il sequestro di persona per fini religiosi, che ha nel suo statuto il disprezzo per tutte le altre forme di religione, pensandosi l'una religione creata di immagine e somiglianza di un dio pazzo, è lei stessa che lo dice in un'intervista sul Gazzettino. Un'organizzazione religiosa che è stata più volte condannata dai tribunali, nella persona del faraone, suo presidente, nella persona del Gomiero, che gli è stato intimato il rispetto delle altre forme di religione. Persone che hanno tramacci di sottobanco tanto da far schifo, perché veramente fanno schifo, vedi le operazioni di Antonello, Maurizio e quello che sta facendo, cioè è da vomito, tanto per essere dal punto di vista umano, telefona al presidente della radio e in amicizia fammi avere qualche cassetta, se no devo prendere altre vie. Questo si chiamano minacce, minacce mafiose, si chiamano minacce, e l'intimidazione in questo paese è un reato. L'intimidazione, certamente Claudio per la paura potrebbe dire non sei mica vero, non so, mi sta intimidio, ma gente che sequestra le persone, abbiamo visto, hanno partecipato al sequestro di una donna in Croazia e l'ha rivendicato come atto religioso, come deprogrammatore, sito di Martinez su internet, abbiamo visto l'altra volta, libro di Daré, cosa si fa, qualunque cosa, pur di costringere le persone a pensare in quel modo, abbiamo visto cosa sono queste persone, a cosa si abbassano. Bene, queste persone hanno avuto la faccia di merda di andare da Claudio e intimargli di fargli avere una mia cassetta. Non so, se questa non si chiama intimidazione mafiosa, dopodiché ci tolgono le sale. Cioè, è chiaro che è un progetto mafioso di insieme messo a punto dai cattolici, cioè ovvio, hanno paura della parola. Per fortuna non mi hanno ancora messo la ganascia di ferro alla bocca, insomma, non mi hanno ancora serrato la lingua, non mi hanno ancora dato fuoco. Che fortuna che ho! Ma no, grazie a loro, grazie a quelli che hanno combattuto per la libertà. Per cui questi pezzi di merda devono andare a nascondersi per la loro vigliaccheria e i loro tentativi di destabilizzare le istituzioni. Noi non ci facciamo intimidire da loro. Questi vigliacchi devono cessare la loro attività di terrorismo. Devono cessare di impedire alle persone di esprimere il loro pensiero, devono cessare di costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, perché questi sono dei reati, non sono solo delle cose riprovevoli dal punto di vista del pensiero, non sono delle cose solo censurabili perché umanamente non vanno bene, ma
ma sono dei veri e propri reati. È chiaro che un magistrato non gliene frega niente. Cosa vuoi che gliene frega un magistrato se questi qua che lui in fondo dice cosa vuoi che siano, anche se mettono in... cioè, anche se, se quello si sente padrone delle persone, cosa vuoi che sia? Dopo stupra Chiatti perché lui è padrone delle persone, e Chiatti stupra due bambini e li ammazza. No, è gravissimo invece. Noi come pagani riteniamo ciò la massima delle gravità nel nostro pensiero, ed è inaccettabile questo. I GA da Moari e cattolici de fare attentati terroristici contro la Costituzione. È chiaro questo? I GA da Moari. Se vuoi aggiungere qualcosa, Francesco? No, ecco, io vorrei ricordare una frase che ho detto anche l'altra volta, parlando di Giordano Bruno, visto che era i 400 anni della sua messa a rogo. Quello che ha detto uno studioso di Giordano Bruno, Anacleto Verrecchio, sul libro 400 pagine, considerato in tutte le università un testo base per lo studio di Giordano Bruno, in Italia non è stato pubblicato, chissà perché, e l'unico editore che l'ha trovato in lingua tedesca. Lui dice, aperte virgolette, Bruno fu la vittima più illustre, ma non l'unica, una moltitudine, prima e dopo di lui, fu sacrificata sull'altare del Dio cristiano. Chiuse virgolette. Queste sono le sue parole testuali, che questo studioso di Bruno, di Giordano Bruno ha detto, cioè nel senso che il rogo di Giordano Bruno e dei milioni di persone che sono morte prima e dopo Giordano Bruno non sono stati degli errori o delle, come dicono i cattolici, la Chiesa, delle omissioni della Chiesa, sono state delle scelte per sacrificare persone al Dio cristiano. Bene, e allora, visto che le cose sono così, siamo anche in argomento. Siamo anche in argomento. Cominceremo, visto che abbiamo finito con gli oracoli caldaici, passeremo un po' alla stregoneria, quella stregoneria che è la vita in pratica, cioè è l'arte di vivere. E passeremo a parlare di mobbing. Naturalmente, come pagani, non è che parliamo di mobbing solo sul posto di lavoro, parliamo di mobbing un po' esteso al sistema sociale, un po' esteso a quella che è la vita, la quotidianità. Quello che ho parlato, no? Prima cos'è? Sì, cioè è il fatto di vivere in un certo modo e di non poter essere se stessi. In sostanza è questo, l'impedimento ad essere se stessi.